Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati in una nuova live Scusate, d'altronde esiste il quarto d'ora accademico e ce lo siamo preso ma <ride> Non per, non per, insomma, per, nostra volontà Per qualche motivo non partiva la, la live Abbiamo provato anche a cambiare i nomi perché all'inizio avevo messo eh, co Cos'è che avevo messo? Tipo la, la quarantena ha ridotto l'inquinamento non, so, non vorrei fosse perché c'erano robe Poi ho messo il lockdown ha ridotto, eh però mi messo stare in casa ed è partito, <ride> coincidenze? Non lo so, non lo so. Vabbè. non lo so, comunque bentornati a tutti ragazzi, e... oggi abbiamo Ruggero, un ospitone, e... che avresti... Nel senso visto... che sono grosso? No, diciamo, sei grosso di, come dire, di, di, di eminenza, come dire, non lo so, come <ride> dire. E... niente, allora, in realtà questa live Ruggero mi ha fatto la grandissima cortesia, di, uh, di accettare appunto di venire oggi perché in realtà io l'avrei invitato prossimamente, ma non oggi. Solo che oggi doveva venire Cristina, ma si è sentita male. E poi doveva venire Tavecchio, ma aveva problemi alla rete. Quindi il terzo in scaletta era Ruggero, e l'ho saputo ieri, quindi è venuto. Uh, in uh, ospite mi ha fatto sto favorone, quindi grazie mille. Quindi ve lo, ve lo ma Va, vale, così almeno facciamo ripieno. sapere che non solo ero il terzo ripiego, ma che non ho niente da fare tutto il giorno. Esatto, proprio. <ride> quello. Grazie a Gesuino 689. Esatto. Con questo ora adesso sapete che eh, ho chiamato il gergo perché non avevo altri da chiamare, Ecco eh, questa è la verità. <ride> Elena subito dice preferivo Tavecchio ma anche Ruggero non è male Vabbè. <ride> Beh, è Tutti farissimo. preferiscono Tavecchio, ma su Tavecchio lo capisco sì, dai. Allora di che cosa parlavamo oggi? Una cosa, Ruggero non ne sta parlando minimamente tra l'altro in, no. in queste cose <ride> Ultimamente parliamo eh, dell'inquinamento Che eh, si presume si sia ridotto in questo periodo eccetera Perché insomma soliti titoloni che abbiamo letto diciamo in tanti però vediamo di capire che cosa c'è di vero, quanto, come e dove. Ovviamente, come sapete, Ruggero sul suo canale YouTube, che ehm, vi invito ovviamente a seguire, prima e secondo canale, mentre Luca ha già spammato in chat l'account di, di Instagram di Ruggero, su oh, queste appunto, pi piattaforme Ruggero parla molto spesso di inquinamento e di chimica ambientale in generale. Infatti la mia rubrica, ovviamente, preferita del suo canale è appunto Sorsi d'Ambiente, quindi... Eh, sempre molto sul pezzo e preparato su questo discorso quindi eh, direi di partire dal, dal discorso della pianura padana che sì. presumo vi ci sarete sbattuti in diversi ultimamente insomma che, che ci sai di Ruggero su sta pianura padana a parte c'è <ride> la nebbia che eh. la presumo sia rimasta eh. della, esatto c'è nebbia passa il po un po triste si coltiva bene no. <ride> allora eh, diciamo che sulla pianura padana si è detto tutto il contrario di tutto a me piace il titolone credo del 13 marzo potrei dirti una data così in cui il sole 24 ore fa uscire nello stesso giorno due articoli, uno dal titolo il, boh, il, il lockdown ha ridotto l'inquinamento e l'altro dal titolo il lockdown non ha ridotto l'inquinamento, per cui eh, idee legale, poche e confuse e quindi è, perché è, è, è complesso se tu ne analizzi una sola parte, puoi dire una cosa, se analizzi solamente un'altra parte, puoi dire esattamente l'opposto. E invece bisognerebbe avere un, uh, un quadro d'insieme, Via, diciamo così. E, mm, allora, per capire cosa è, cos è successo e come ha influito il lockdown su uh, l'inquinamento in pianura padana. Io credo sia importante fare almeno tre distinzioni, nel senso che gli inquinanti atmosferici sono tantissimi. Ecco, pr pr prima, prima distinzione importante, eh, l'inquinamento è un concetto che non ha senso, cioè parlare di inquinamento non ha alcun tipo di significato, proprio perché è confusionario. Sarebbe più opportuno parlare di singoli inquinanti. E appunto nell'atmosfera ci sono centinaia, ma se vai a guardare le singole molecole probabilmente parliamo di migliaia di composti inquinanti atmosferici. Io mi focalizzo su tre, che sono i tre più discussi, sono i tre più importanti, se vuoi, sono i tre che sono o dovrebbero essere regolamentati, eh, che sono polveri sottili, gas serra e ossidi di azoto, che tra l'altro... Anche in questo caso non sono singoli inquinanti, ma sono comunque già categorie mm. di inquinanti. Perché? Proprio per capire cosa diamine è successo e per avere un quadro generale sulla questione, è importante valutare i singoli tre. Cercherò di essere molto breve a raccontare cosa sono, perché prima dobbiamo parlare la stessa lingua e poi vediamo se, se sono diminuiti o non sono diminuiti. Può aver senso? Sì, Però... assolutamente, sì sì. sì. Spero, spero di sì, adesso andrò molto veloce, cercherò di andare molto veloce. Tipo sui gas serra spendo pochissime parole, eh, perché sappiamo cosa sono, dalla Greta Thunberg in poi eh, sono diventati i Popolari, eh, sappiamo che sono questi composti che per la loro struttura molecolare riescono a, diciamo, trattenere il calore sulla Terra. Sono fondamentali per la vita sul nostro pianeta, se non ci fossero i gas serra le temperature... Varierebbero molto di più, ma soprattutto avremmo 30 gradi in meno di media, per cui insomma <ride> la vita sarebbe un po' diversa. E, um, gli equilibri con questi gas serra, o li mantiene molto, molto bene, diciamo. Per cui tutti i gas serra che vengono emessi sono gli stessi gas serra che vengono poi riassorbiti dall'ambiente. Una piccolissima percentuale di questi gas serra la emettiamo noi, e la emettiamo in più rispetto ai naturali equilibri del nostro pianeta. E ne emettiamo di più di quanto il nostro pianeta sia in grado di eh, ammortizzare, diciamo così, perché comunque un po' di resilienza ce l'ha il nostro pianeta, riesce a sopportare un po' di emissioni extra. Noi ne stiamo emettendo di più di quanto il nostro pianeta riesca a sopportare, quindi stanno aumentando in atmosfera e ci creano i problemi che sappiamo. Direi di non spendere ulteriori parole su questo argomento. Ci abbiamo fatto a un video insieme, tra l'altro. Abbiamo fatto su ah, cosa. un bellissimo video che abbiamo fatto assieme <ride> <ride> e, e si può approfondire lì. E la seconda classe eh, su cui spenderò po poche parole sono le polveri sottili, perché in questo caso ci ho fatto io dei video sul mio canale, per esatto. cui <ride> ovviamente si può andate a vederli, approfondire di là, però brevissimo sono delle piccolissime particelle eh, disperse nell'aria, possono essere solide o liquide, avere composizioni molto molto diverse e sono molto molto piccole tipicamente si sente parlare no, a studio aperto solitamente a dicembre parte studio aperto su queste polveri sottili che sono altissime si sente parlare di PM10 e PM25 sono dei nomi che abbiamo per classificare queste particelle i PM10 sono particelle più piccole di 10 micrometri quindi sono minuscole basti pensare che se prendete un capello e lo guardate di sguincio e sguincio è un termine tecnico ehm Avrà una dimensione di circa 100 80 micrometri. I PM10 sono un decimo dello specie molto fare Che se li prendi e li metti in fila uno di fianco all'altro, i PM2,5 te ne servono almeno 400 per fare un solo millimetro. Sono minuscoli. E tra l'altro, se i PM10 sono più piccoli di 10 micrometri e i PM2,5 sono più piccoli di 2-5 micrometri, i PM25 sono un sottoinsieme dei PM10 perché fanno parte dei PM10 perché ci fanno schifo queste perché non ci piacciono? Perché, essendo molto piccole, possiamo respirarle e riescono a penetrare all'interno del nostro apparato uh, del sistema respiratorio e, e più sono piccoli, più penetrano a fondo, riescono ad arrivare nei bronchioli e alcune particelle che chiamiamo con molta fantasia particelle ultrafini Riescono ad entrare in circolazione e andare a depositarsi negli organi, provocando una pletora di malattie cardiopolmonari. L'unica cosa che ci interessa ricordarci è che le polveri sottili sono come i chihuahua: più sono piccole, più sono bastarde. Ecco. Questo è, è, il concetto, è il concetto generale sulle polveri sottili. Terza classe di inquinanti sono gli ossidi d'azoto: gli ossidi d'azoto. Vengono tipicamente messe dalla combustione, perché l'aria è principalmente composta da azoto, l'aria che respiriamo, e quindi con alte temperature reagisce con l'ossigeno a dare appunto questa NO, NO2, che sono particelle di per sé abbastanza dannose per l'uomo, cioè sono, scusate, molecole di per sé abbastanza dannose per l'uomo, ma non troppo, nel senso che in Italia fanno circa un 10.000 morti all'anno contro i 60.000 delle polveri sottili. Per cui, cioè, non sono poche, eh? cioè, non è che <ride> non sono trascurabili, però sono meno dannose di per sé. Ma hanno una vita in atmosfera molto complessa. Hanno una vita in atmosfera si trasforma. Allora, sono all'origine dell'origine, del, dell scusami il gioco di parole, dell'ozono troposferico, che è irritante, anche questo è associato con un sacco di malattie cardiopolmonari. Possono reagire in atmosfera con l'ammoniaca, e questo lo vedremo dopo, a dare, a dare polveri sottili. Tra l'altro, un particolare tipo di polvere sottile particolarmente cancerogeno. E, e poi sono tra i costituenti principali delle piogge acide, perché reagiscono con l'umidità dell'aria a dare acido nitroso e acido nitrico, e poi piove quest'acido che non è esattamente un toccasana. Queste tre classi di composti sono complesse da gestire, perché a seconda che ne prendi uno o l'altra. Cambiano le fonti, cambiano il loro tempo in atmosfera, cambia come reagiscono alle condizioni meteorologiche e quindi già parlare di inquinamento non ha senso perché davvero a seconda dell'inquinante che parli puoi avere risultati molto molto diversi. Chiusa l'introduzione. Ci siamo almeno. Questo... Su questo spero che sia chiaro, in chat c'è cioè, perplessità, si segue. No, più che altro il discorso è questo, cioè mh, noi vorremmo sempre, ci, cioè ci piacciono molto le risposte semplici e univoche, cioè che non lasciano spazio a altre interpretazioni, cioè la risposta ti faccio, caro l'inquinamento? Sì, no. Dimmi. Ok, <ride> cioè a noi ci piace questo, però in realtà ecco, non ci sono risposte unipose spesso e volentieri, ci sono delle risposte che vanno contestualizzate in, appunto in base a quello di cui si parla e una, una risposta può essere sì per qualcosa in un certo posto e no per qualcos'altro in un altro posto, quindi questo è di base quello che bisognerebbe capire. Ecco. Quindi pianura padana? Vada di pianura padana. Vado di pianura padana. Allora, abbiamo appunto visto queste uh, cartine con uh, l'inquinamento che cala dall'inizio del lockdown, i paragoni con gli anni precedenti eh, e si fa un po' un mischione perché appunto si parla di inquinamento in generale. L'unica cosa che ad oggi possiamo dire con ragionevole certezza è che gli ossidi d'azoto, quindi gli ultimi di cui abbiamo parlato, hanno subito un calo dovuto al lockdown. Questa è l'unica cosa che possiamo dire con una ragionevole certezza. Ed è quello su cui abbiamo visto le cartine. Le cartine che da rosso molto scuro diventano rosso più chiaro o giallo, i paragoni con gli anni precedenti, dove quest'anno abbiamo. Per gli ossidi d'azoto abbiamo toccato molti minimi storici eh, in, vari, in varie giornate. Poi, ovviamente, c'è comunque del, della variabilità statistica per cui alcune volte sono tornati alti gli ossidi d'azoto. Cioè, non è che. Non è che siamo sotto la media sempre, costantemente, però siamo sotto la media, mediamente, <ride> scusami sto gioco di parole, siamo mediamente sotto la media, abbiamo davvero toccato alcuni minimi storici. Quest'anno sembra che la riduzione di ossidi d'azoto dovuta all'inquinamento sia in pianura padana di circa il 40%, con punte fino al 50%. Abbiamo visto la stessa cosa succedere in Cina e adesso sta iniziando a succedere anche nelle altre città europee, per cui su questo siamo abbastanza sicuri. Anche perché sommiamo, eh, abbiamo dati che provengono sia dalle stazioni delle varie ARPA regionali sparse in giro per il territorio italiano che ci misurano queste concentrazioni in calo, e abbiamo anche dei eh, sistemi di rilevamento satellitari che dall'alto misurano queste concentrazioni. Per cui abbiamo due fonti diverse che ci dicono che queste cose sono calate mm. e sono calate in simultanea con uh, il lockdown. Perché sono calate probabilmente? Perché una delle principali fonti di ossidi d'azoto è il trasporto su strada, che mm. è diminuito notevolmente dall'inizio del lockdown e quindi ti diminuisce una delle fonti principali e al di là di una variabilità meteorologica che esiste sempre perché il meteo influenza tantissimo le concentrazioni atmosferiche di inquinanti, al di là di questo siamo abbastanza certi che questa riduzione del traffico ha fatto diminuire di molto gli ossidi d'azoto. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Però mi sa che a livello di media è passata invece come ah, sta tornando il, la, la purezza dell'aria, cioè, è passata molto come una cosa in realtà che valeva per tutto. Per come stava presentata eh, eh sì, certo, eh. Ma... Eh, e, e, e per questo è stata strumentalizzata eh. perché tu la puoi strumentalizzare sia in un senso che nell'altro perché puoi dire eh, che so, la qualità dell'aria è aumentata ovunque, sempre, comunque che bello il lockdown, che bello il virus perché c'è chi l'ha detto, ci sono tanti eh sì. ambientalisti che eh usannavano sì. questo virus, esatto. eh, però se non fai le opportune distinzioni. Poi hai la strumentalizzazione da un lato che dice eviva il virus, e hai la strumentalizzazione dall'altro. Perché chi ha degli interessi eh, da difendere nell'altro senso può prenderti degli altri inquinanti, come le polveri sottili, e dirti: Eh, ma queste non sono calate. Eh ma allora l'inquinamento non è calato. E allora il lockdown non è servito a niente. E allora le auto non inquinano. A seconda dell'inquinante che scegli, puoi costruire una narrazione diversa. Le. Polveri sottili sono molto più complesse da valutare, perché anche qui effettivamente abbiamo verificato un leggero calo, ok? Ma le polveri sottili, allora diciamo così, gli ossidi d'azoto hanno una breve vita, una volta che vengono emessi durano meno di un giorno, per cui ti rimangono abbastanza vicini alla fonte. E quindi se tu cambi la fonte, se riduci la fonte, riduci molto probabilmente anche gli ossidi d'azoto e mm. lo puoi valutare molto in fretta. Le polveri sottili, avendo una vita più lunga in atmosfera, sono anche maggiormente influenzate da altri fattori che non è solo la riduzione delle emissioni. Perché magari tu riduci le emissioni oggi, ma quelle che hai emesso prima ti rimangono in aria per un po' perché magari hai la condizione meteorologica che ti, te le mantiene stagnanti, no? E, e quindi già sono più difficili da valutare. Un leggero calo l'abbiamo osservato, ma soprattutto la principale fonte in pianura padana di polveri sottili è il riscaldamento domestico. Che non è calato, anzi, è difficile anzi, valutare infatti. se è calato o no. Perché qualcuno dice abbiamo avuto un marzo più caldo del solito e quindi la gente teneva meno acceso il riscaldamento rispetto alle medie degli anni scorsi. Ma c'è anche chi dice sì, però la gente sta a casa e quindi lo tiene acceso il riscaldamento. Mm. E quindi già c'è questa cosa che è difficile valutare e già, appunto, non puoi sapere. Bene, quanto il lockdown abbia influenzato quanto ti tieni acceso il riscaldamento a casa, non almeno non tanto quanto puoi dire che le auto giravano meno. Mm. E le auto, per quanto riguarda le polveri sottili, influenzano un po', ma adesso non so dirti la percentuale precisa, ma ti dico, parliamo di qualche punto percentuale, al massimo un 10% delle emissioni totali di polveri sottili, il trasporto su strada. Mm. Per cui. Anche se quelle sono diminuite, ma hai delle particolari condizioni meteorologiche, non la senti questa differenza. Mm. Però c'è chi strumentalizzava le concentrazioni che in alcuni giorni sono diventate molto alte di polveri sottili dicendo «Le auto sono ridotte, le polveri sottili son sono alte, quindi le auto non inquinano». Non è vero. Eh, eh, il brutto è la decontestualizzazione delle cose. Cioè se le cose le estrapoli dal contesto ci puoi far collettipare, veramente. Assolutamente, e... è, è, è bruttissimo. Eh sì chiedevano in chat, fava di Grimsnarl, diceva, eh, per il discorso invece della CO2, come, ha detto no, che l'unica cosa ragionevole possiamo dire è che, che è calato diciamo, il discorso sì. dell'azoto, ma per quanto riguarda la, la CO2, l'anidride carbonica, perché diciamo, quello invece non dovrebbe essere calato? Nel senso, in teoria uno allora... può dire, insomma, c'è meno gente in giro, magari certo. aziende chiuse, macchine che non vanno in giro, insomma. Allora, diciamo che sull'anidride carbonica non abbiamo ancora dei veri e propri studi sulle emissioni, semplicemente per, per quello, eh, però ti dico già l'ISPRA eh, che, aspetta se mi ricordo la sigla, dovrebbe essere eh, l'Istituto Superiore IS per la protezione e la ricerca ambientale, ok? Ce l'ho fatta. Eh, ha comunque stimato effettivamente un calo delle emissioni di gas serra per questo primo trimestre ed è un calo che è stato stimato attorno al 5-8%. Dobbiamo fare anche qui un passo indietro. Quindi si stima che per questo primo trimestre rispetto all'anno scorso ci sia stato un calo del 5-8%, mentre ad esempio dal 2018 al 2019... Il calo è stato del solo il 2%, perché comunque ogni anno emettiamo sempre meno gas serra, si sta pian piano andando verso un, delle emissioni più verdi, diciamo così. Mm. Eh, e quindi il calo previsto per quest'anno è sicuramente maggiore rispetto al trend normale. Per via appunto del, delle attuazioni di determinate politiche entrate in vigore ultimamente, questo dici. E anche per il lockdown. Ok. Okay. E anche allora, un po' per appunto le politiche che tendono a una riduzione delle emissioni di, di gas serra e un po' per il lockdown, cioè diciamo che c'è una parte naturale che sarà di qualche punto percentuale di questo 5-8% dovuto alla naturale discesa delle emissioni mm -hmm. e un ulteriore pezzettino che si aggiunge dovuto al lockdown, perché effettivamente eh, c'è il bel report dell'ARPA Lombardia che, che lo, lo va a valutare, è diminuita la richiesta energetica perché appunto hanno chiuso delle industrie, eh, hanno chiuso degli uffici pubblici, per cui si viene richiesta meno energia, che comunque in Italia è ancora prodotta in larga parte da combustibili fossili, e quindi con ogni probabilità sono diminuite anche le emissioni di gas serra. Okay. Ah no, Però eh... su questo abbiamo dati, eh, diciamo non abbiamo tanti dati... Eh, Posteriori all'emissione, mm. quando sappiamo che sono diminuite le fonti, okay, per cui possiamo okay. dire con ragionevole certezza che sono diminuite anche le concentrazioni in atmosfera. è anche questo che comunque mi sembra un po' spesso e volentieri vengono buttati studio il rap così fuori eh, troppo presto. Cioè, è ovvio che te vedi un trend e dici, ok, posso fare un'ipotesi e dire: secondo me, per questo, questo e quest'altro motivo potrebbe essere una buona spiegazione al fatto che sta, diciamo. Calando l'emissione di questa determinata roba. Però, secondo me, queste sono cose che poi effettivamente si vedranno nel, nel lungo termine, perché non c'è stato sì. mh, ragionevolmente il tempo per fare delle grosse indagini a livello statistico, quelle Ve le vedrai sul lungo periodo. Soprattutto, secondo me, bisognerà guardare eh, quando, non solo quando sarà finito il lockdown, ma quando sarà ritornato tutto a posto e tutto sarà di nuovo aperto. Allora a quel punto potrei anche fare il confronto con il dopo. E se certo. vedi che effettivamente c'è il grafico, si sovrappone perfettamente al fatto che poi quando le persone ricominciano a fare la vita di prima, allora risale anche l'emissione, allora puoi dire: Ok, allora forse effettivamente era per quello, in, in parte. Esattamente. Però tante cose magari le possiamo ora ipotizzare appunto con ragionevole certezza, ma poi andranno viste, secondo me, sul lungo periodo. È anche questo che. Che, che ci diciamo, spinge a considerare subito la, la, la voler una risposta sì o no, cioè, perché noi non, non sappiamo aspettare, cioè, vogliamo tutto subito, <ride> però eh, purtroppo la scienza funziona no? così, cioè, a volte ci vuole mesi e mesi per, eh, per avere appunto, una mole di, di dati che sta sia statisticamente rilevante, questo purtroppo è difficile a volte farlo digerire al grande pubblico, nel senso. Non quindi, allora, eh, mi ero segnato un attimino le robe da dire e via via le depenno. Allora, fondamentalmente ehm, visto che si parlava appunto di polveri sottili, particolato, auto, eccetera, c'è stato il discorso di recente del uh, lavaggio delle strade. Cioè, ah, anzi, oddio, in realtà arriviamo già dopo quello. In realtà, appunto, dicevo un'altra cosa. Eh, C'era stato questo discorso qua anche in Cina della CO2 era calata, che avevano visto, eccetera. Grazie a zilli per il follo eh, che era alato questo discorso e immagino lì più o meno uh, le considerazioni siano le medesime che sono state fatte fino ad ora cioè potrebbe essere quell'imotivo, però bisognerebbe valutare su lunga distanza eccetera eccetera insomma ehm, presumo si vantaggio. valga anche per lì cioè in Cina il vantaggio è che la Cina è enorme mm. per cui è un campione statistico molto più grande su cui valutare ecco eh, per cui ti richiede un po' di tempo in meno rispetto alla pianura padana, solo quello. Ecco, no, In effetti, questa no, è una cosa interessante. Non ci avevo pensato, sinceramente, però è vero. e Appunto, puntualizzando sta roba della Cina, mh, arriviamo appunto al discorso lavaggio strade. Appunto, ci sono stati un sacco di comuni italiani, un sacco, qualcuno sì, comunque di comuni italiani in cui sono state fatte queste operazioni di lavaggio delle strade, perché dicevano che praticamente eh, si abbassava il discorso del particolato, eccetera. Insomma. Prego. <ride> allora, eh, è andata molto di moda il. Um, allora, no, partiamo. Cercherò di essere comprensivo uh, per quanto l'argomento mi triggeri. Effettivamente, c'è giustamente eh, molta paura dei microorganismi, adesso, no? Eh certo. Tutto ciò che è microbo ci spaventa, soprattutto questo virus, e quindi. Stiamo mettendo in campo tutto quello che ci passa per la testa che sembra poterci difendere da uh, questa malattia. Uh, non mi soffermo su tutta la questione mascherine, che ho attentamente deciso di evitare, mm -hmm. <ride> però anche lì abbiamo molto spesso, diciamo, oltrepassato la soglia imposta dalla scienza per scadere nella propaganda. E un'altra questione in cui molto spesso la scienza ha lasciato il posto alla, alla propaganda di. Alcuni sindaci che magari a volte non era propaganda, a volte era solo un tranquillizzare la popolazione molto preoccupata, però abbiamo deciso che le strade dovevano essere sanificate, anche se alla luce di quanto sappiamo finora, questo virus si diffonde con i famosi droplets, mm. con queste goccioline di, eh, di saliva che però, essendo appunto delle droplets, non un aerosol. Precipitano per gravità molto in fretta ed è la questione del metro, metro e mezzo, due metri di distanza da mantenere, no? Mm -hmm. ehm, quindi il contagio, la principale fonte di contagio è questa: parli con qualcuno per sbaglio e mette questa gocciolina, ti arriva addosso, tu magari ti tocchi eh, e vieni contagiato. Grazie a Michele Lemonade495 per il follow. Grazie. E... <ride> E poi um, allora, appunto, uh, questione delle goccioline. Però comunque la paura, cioè, no, eh, eh, se il virus è per terra e tu non vai a leccare l'asfalto, non ti contagi. Hai capito? Cioè, il, cioè, mi, vuoi, mi vuoi venire a dire che io non posso più leccare l'asfalto? Sì, eh, mi dispiace, Willy, non puoi più leccare l'asfalto. Vabbè, eh, allora, non so. solo se è contagiato, Arre eh, Se non hai passato di nessuno cioè. per un po' di giorni, puoi leccarlo, ah, meno male, almeno. Uno dei miei passateppi preferiti, scusa. Non so. <ride> quindi appunto, il problema non si porrebbe. Però comunque hanno deciso di eh, sanificare. Cosa usano per sanificare? Tipicamente, perché è la cosa suggerita anche dall'OMS per sanificare le superfici di casa, eh, si usa l'ipoclorito di sodio, che è la candeggina. E, e quindi hanno deciso di iniziare a far passare queste... Macchine che spandono candeggina sulle strade. Si è espresso l'Istituto Superiore di Sanità dicendo: cioè io, io, quando ho letto il comunicato dell'Istituto Superiore di Sanità, ho visto delle persone frustrate che cioè si, si, si traspariva da questo messaggio che diceva: Ragazzi, non serve a. Niente, non ci sono prove che serva, non ci sono prove che funzioni, non abbiamo nessun dato scientifico che, dica che ci si contagi tramite le superfici dell'asfalto, è... però se proprio volete fare non sfraccacciateci le scatole e fate questa disinfezione, detto che secondo noi non serve e che l'ARPA assieme all'ISPRA, assieme all'SNPA hanno affermato che questa pratica potrebbe essere estremamente dannosa per l'ambiente. Tra l'altro. E perché sta espandendo candeggina per cui c'è il pericolo che possa penetrarne nelle falde, c'è il pericolo che possa reagire con alcuni composti in giro sull'asfalto a, eh, a dare prodotti cancerogeni, perché comunque candeggina e determinati composti organici ti danno trialometani, ti danno un sacco di composti cancerogeni e pericolosi per la salute umana. Eh, per non parlare degli effetti che la candeggina potrebbe avere sulla fauna e la flora. È candeggina. Eh, per cui c'erano tutte... E, e non parlare del ti entra nei canali di scolo, arriva al depuratore. La, una, delle, un, una delle prime fasi di ogni depuratore è una parte di depurazione che avviene biologica, tramite alcuni microorganismi, che se li inondi di candeggina ti muoiono e quindi perdi anche l'efficacia della depurazione delle acque. Per cui ci sono un sacco di problemi, per cui quello che ha detto l'Istituto Superiore di Sanità è stato non serve, può essere più dannoso che positivo, ma se proprio volete farlo non rompete le scatole e fatelo, seguendo alcune linee guida date anche in questo caso da uh, l'ISPRA, quindi tra queste linee guida c'era cercate di non fare far rigagnoli, per cui usatene la minor quantità possibile, cercate che non diventi un aerosol in modo che il vento la porti via e faccia respirare candegina alle persone. Uh, e mettetela il più vicino possibile all'asfalto proprio perché non, uh, no, non vada in giro nell'aria eh, e fatelo di notte mm. perché la candeggina con i raggi del sole reagisce e perde la sua efficacia tra l'altro <ride> e la stragrande maggioranza di queste disinfezioni delle strade quando si fanno di giorno perché perché in questo modo si dimostra <ride> Il fatto che non lo si fa per sanificare le strade ma per propaganda perché di giorno la gente ti vede, di notte la gente non ti vede che stai passando a disinfettare è una situazione molto molto brutta finché qualcuno non ha deciso di sanificare anche l'aria. Cioè, sto vedendo, cioè, queste sono le linee guida, fatelo per terra, non fatelo andare in giro, attenzione a mettere candeggina, c'è cioè, chi sta decidendo di sanificare l'aria. Quindi spruzzando candeggina come se fossero, hai presente le, le doccine che ti raffreddano sì, a Gardaland sì, sì. o davanti alle gelaterie, quelle robe lì? Oppure ne ho vista un'altra, non so più in che valle, sulla stampa montagna che mi ha fatto star male, quei cannoni sparaneve stanno spruzzando il disinfettante, che, bello. che, tra virgolette, grazie al cielo è solo acqua ossigenata e non è candeggina. E usiamo le virgolette, è solo acqua ossigenata, è comunque un forte ossidante <ride> che non fa bene alla flora e alla fauna. <ride> uh, ma que questa è la situazione. Abbiamo talmente tanta paura che i nostri politici, o per farci stare tranquilli, o per propaganda, stanno decidendo di sottostare a queste scelte che non hanno alcun fondamento scientifico e possono fare più male che bene. Mm. È l'ennesimo momento in cui ci rendiamo conto di quanto la comunicazione è molto più importante della scienza. Mm. Perché una buona comunicazione, in questo caso politica, eh, può passare davanti a quello che ti dice la scienza. E, e questo dovrebbe farci riflettere anche su quanto è importante la, una buona comunicazione scientifica, visto che la scienza deve sottostare a quanto vuole l'opinione pubblica. Esatto. Questo secondo me sarà, cioè la comunicazione fatta in questo periodo sarà un caso studio per chi studia comunicazione della scienza quando tutto sarà passato, Ma enorme. Ci, Ti dico, secondo me testicoli. Secondo me un buon 50% delle tesi di master di quest'anno saranno sulla comunicazione del coronavirus. Ah, dici lì sì. Qui sì, sì. al mio master. Eh. Ci credo, <ride> cioè me lo aspetto e mi sembra anche giusto in realtà. Allora, recupero un attimo la chat: uh, Mac Lemonade 495. Il problema è che ci danno delle imposizioni basandoci su queste cagate. È vero, però c'è anche qualche sindaco che in realtà si è espresso contro vero. questa cosa che ha fatto coming out. Tra virgolette, tra cui la, la sindaca di Strambino, credo sia stata la prima. Grandissima, che non a caso è una città che ospita tutti gli anni, appunto un. Uh... Congresso barra workshop, barra raduno di, basato proprio sulla su divulgazione scientifica, comunicazione della scienza, insomma, coincidenze, non lo so. E, <ride> ovviamente giallo 76, boh, più lo sento più mi sembra una volata. Eh, perché lo è. E, gi sempre giallo, eh, sacrifichiamoci con la candeggina così lo freghiamo il coronavirus il socio. E eh, eh. <ride> è un'idea, poi fava di crimsnarl Dobbiamo sparare le mascherine, quelle sì che sanific sanificano tutto e risolvono qualsiasi male. Sì, però vi consiglio quelle di Mischeta, che sono molto più efficaci delle altre. sono prendi, esatto. E, e poi nulla hanno citato. Roby Gross ha citato il, il simpatico ozono. E quindi, anche sulla disinfezione da ozono, direi che dovremmo spenderci due parole. O meglio, dovrai spenderci due parole. <ride> Ah ciao, quarta parete live tra l'altro ragazzi. È sono sempre arrivati. il problema dell'abbiamo paura di tutto, adesso dobbiamo sanificare qualsiasi cosa. E il problema è che con, con una promessa... Allora, ad esempio, la candeggina è un ottimo disinfettante, l'ozono è un ottimo disinfettante, proprio perché sono tutti composti ossidanti, che quindi ti attaccano proprio a livello molecolare i virus e i batteri, te li, te li sfondano. <ride> Anche sfondano un termine molto tecnico, prettamente sì, sì, sì. chimico. Eh, quindi sono molto efficaci. Per cui ci si basa su una cosa vera, si ignorano tutti gli aspetti negativi, come appunto stai usando della candeggina e la stai spruzzando per aria, ehm, nella speranza, per dare un po' di tranquillità. Quindi si sta giocando sulla paura delle persone... O da un lato per fare propaganda o dall'altro per vendere apparecchi. Adesso quello che va di moda è la disinfezione con l'ozono, <ride> la disinfezione dell'aria con ozono. Ora, già in questo periodo stanno andando in modi i purificatori dell'aria, eh, che per carità, l'inquinamento indoor, quello dentro casa, è uno dei più pericolosi in assoluto. Perché eh, ti rimane molto stagnante, no? Mm -hmm. Perché tieni... raramente uno vive con le finestre aperte, specialmente d'inverno. Ehm ed è il motivo perché uno è importante cambiare aria in casa spesso però effettivamente l'inquinamento indoor lo combatti principalmente cambiando aria quella è la prima grande regola uno dice però vivo in una città molto inquinata tipo una torino d'inverno e voglio prendermi un purificatore dell'aria si può fare prendete quelli con i filtri epa che effettivamente sono dei filtri a maglie estremamente sottili che ti bloccano materialmente la roba che si ferma. E sono effettivamente eh, funzionanti questi filtri, ok? Questi purificatori. Almeno dovrei approfondire anche qui molto bene la questione, ma magari lo faccio l'inverno prossimo, però in linea di principio funzionano. Poi ce ne sono altri 27.000 tipi, alcuni Ionizzanti, altri. Uh, con altri. parola magica anche ionizzante. <ride> sì, la ecco la lampada magica che ionizza, quella al sale rosa e malaya, no? Ah, ok. Sì, sì, sì. E che 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 quella lì mi fa venire male. E poi c'è questo all'ozono: quindi tu giochi sul fatto che l'ozono è un disinfettante. Dici io ti faccio passare l'aria dentro, ci sparo dentro l'ozono, disinfetta quello che c'è e poi lo riemette. Uno, non ci sono filtri di mezzo, per cui tutte le polveri sottili che hai in casa, come entrano, escono, perché non, non hai filtraggio. Entrano, gli spari addosso l'ozono e lo butti fuori, quindi la, il 90% dell'inquinamento non, non gli fai niente. Sui microbi, può essere che qualcuno lo ammazzi sparandoci addosso l'ozono, ma ce ne devi sparare poco, perché se, se spari talmente tanto ozono da davvero seccare i microbi... Allora, tra l'altro, uh, l'esposizione all'ozono per uccidere i microbi... Deve essere lunga, ti chiede qualche minuto. Mi sembra che per la disinfezione dell'ozono in acqua eh, ci vogliano 10 minuti circa per disinfettare l'acqua. Eh, per cui, se, ti, se tu fai passare l'aria e ci butti sopra una spruzzatina di ozono, i, i microbi ti ridono in faccia e vanno oltre. <ride> perché, è, perché è così che fanno. Non vale eh. la regola dei 5 secondi per l'ozono. Esattamente cioè... sì, vanno vale la regola dei 5 secondi. Sì, okay. uh, se, se gli fai una, spruzzat una spruzzatina di ozono, sì, gli intacchi magari qualche molecolina, <ride> ma poi loro vanno avanti comunque tranquilli e si fanno la loro vita. Non gli fai quel bel fisting chimico procariotico che li devasta, capito? Esattamente. Eh. Cioè, <ride> de de devi andare un po' più. Deve essere lungo, è una relazione a lungo termine, ok? Eh no. Quella che devi avere tra lo e i microorganismi perché lo ozono sia efficace. Ehm. In compenso, però, tu hai buttato dell'ozono in casa tua, nell'atmosfera di casa tua. E l'ozono è un inquinante di cui nell'introduzione non abbiamo parlato, ma è un tipico inquinante troposferico. È un inquinante tipicamente estivo delle giornate soleggiate perché si forma con delle reazioni fotochimiche. È fortemente irritante. Ha un odore molto pungente, è un, ha un odore di aglio, che è l'odore dei temporali, non so se avete presente, perché i fulmini quando si scatenano per terra fa, lasciano questo tipico odore che è ozono, perché formano ozono cadendo. Uh, e fa male, cioè è, è attestato che l'ozono è uh, all'origine di parecchie, o meglio, uh, è correlato con l'insorgere di parecchie malattie cardiopolmonari dalla semplice irritazione delle vie respiratorie a complicanze più gravi fino alla mortalità prematura. Quindi non è esattamente un tocca sana e tu te lo stai buttando in casa tua nella speranza di disinfettare l'aria, cosa che non fa. Eh, e questa è un'altra cosa pericolosa. Più che altro perché c'è chi te lo vende eh, cercando di darti una sicurezza, ti sta vendendo un, 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 un oggetto che ti fa più male che bene. Ecco. E questo mi fa un po' incazzare. Eh, questo sì, ehm, purtroppo anche lì c'è un. Io penso che qualcuno. Eh, qualcuno magari lo fa in mala fede. Eh, qualcuno magari lo fa senza effettivamente sapere quello che sta vendendo. Prende per buono sì. quello che gli dicono, però, però comunque è un danno. Comunque, guarda sul post. Perché eh, ho pubblicato sia su Instagram che su Facebook il post. Mm. Eh, su Facebook mi ha commentato, tra l'altro, uno che è stato ospite della Scienza sul Divano, Pietro Calandra, che è un ricercatore del CNR, ma lui ha lavorato per anni nell'Arpa Sicilia, che è l'agenzia la, regionale per l'ambiente, e quindi se ne intende a pacchi di inquinanti. E, um, mi ha commentato appunto aggiungendo quello che avevo scritto io dicendo sì, tutta la parte che, che abbiamo detto prima, no? che l'ozono è un inquinante secondario che si forma nelle giornate estive, è molto irritante e pericoloso. Ha commentato una signora che immagino venda questi apparecchi da come scrive. E non sapeva neanche questa cosa. Cioè, mm. lei dice che lo zono non è inquinante. Per cui effettivamente, secondo me, c'è tanta gente in buona fede che pensa di far del bene a vendere, quest a vendere questi prodotti. Eh, ma che probabilmente non, non, non sa neanche quanto possano essere rischiosi e quanto. Perché a volte lo zonificazione ha senso, eh. Cioè. L'ozono, come ozonoterapia, è una pratica medica che in molti casi funziona e funziona bene. Non a caso si sta testando anche contro il coronavirus. Per disinfettare certi locali, studi medici, studi dentistici può avere senso, però va fatto con criterio, con apparecchi specializzati e da persone che lo sanno fare. Perché se tu, mentre ozoni un, az... un posto, ti stai a respirare l'ozono, ti stai facendo del gran male. Mi hanno scritto delle persone che lavoravano. In contesti in cui l'ozono si utilizza, ad esempio, per uh, disinfettare le bottiglie prima di uh, riempirle, no? Mm. Uh, l'ozono funziona molto bene, un gas entra dentro, eh, essendo un gas se ne va anche molto in fretta, eh, e poi tu riempi la bottiglia. È meraviglioso, funziona benissimo come disinfettante, ma in questi contesti in cui si utilizzava l'ozono per disinfettare le bottiglie, poi non c'era la cura dei lavoratori che si respiravano tutto quello quell'ozono lì. Ecco. E mi raccontava questo signore che tornava a casa tutti i giorni con un mal di gola incredibile, per cui anche chi, anche le ditte specialistiche che lo usano tutti i giorni non è detto che lo sappiano utilizzare opportunamente, per cui in alcuni casi può avere senso, ma va fatto con estremo criterio. A casa, no comprarti l'oggetto per ozonare eh, il tuo bancone anche se sei un farmacista no, se lo fai fare lo fai fare da esperti e devi incrociare le dita che quegli esperti siano davvero esperti ecco <ride> è, è bruttissimo, eh? È, eh bruttissimo. No, è brutto da dire e allora in chat nel, mentre Luca ha spammato non solo i vari canali di Ruggero Instagram eccetera ma anche il um, Twitch di, uh, di Ruggero cioè, che è praticamente eh, Science Stream, dove, insieme con altri grandi nomi, tra cui il buon Simone Angioni, eh, fanno dirette varie di, di vario tipo. Ovviamente andate assolutamente a dare un'occhiata. Eh, grazie a Lucifer IFT87 per, eh, per l'iscrizione. Grazie mille, non ti ringrazio subito perché non volevo interrompere, veramente Ruggero. Eh, On, Onibacart dice: Ok, sapevo, devi farlo con la stanza vuota e poi areare qualcosa. Allora avevo azzeccato. Sì, però nel senso devi farlo fare in certi contesti, come ha detto Ruggero, e da persone che lo sanno fare, non io me lo, me lo piglio e me lo faccio da solo. Ecco, questo è importante. Eh, ecco. sì. Quindi se dovete investire su una, un oggettino per eh, disinfettare la casa all'ozono, no, mi raccomando. Il punto è, perché molti eh, che lo fanno, ad esempio lo usano anche per disinfettare le automobili, ok, in, in alcune concessionarie o alcuni meccanici. Mm. Eh, mi raccontavano che ehm, effettivamente lo facevano, non sapevano della pericolosità dello dell'ozono del, dell e effettivamente mi dicevano che sentivano questo particolare odore molto forte. Ecco, il punto è, se senti l'odore forte d'ozono, vuol dire che lo stai respirando, perché ti stai, stai inalando ozono. Per cui se già senti l'odore... Vuol dire che non stai operando nel migliore dei modi possibili. E purtroppo molto spesso è fatto perché chi ti vende gli apparecchi, giustamente, non te lo dice che è pericoloso e che devi stare molto attento eh, se no a rispondere. <ride> Anche in molti alberghi usano lo, lo zonificazione. E se lo fai, magari, eh, se vuoi farlo, magari eh, decidi che c'è una persona che fa le pulizie. Dedicata a questa cosa, magari gli fai fare un corso d'aggiornamento su il come pulire con Ozono. Immagino ci siano dei corsi su come fare della buona pulizia per Ozono. Poi anche lì immagino che discernere quale corso sia vero e quale corso sia fuffa eh, è difficile. Eh, magari dedichi una persona che la, la, la formi in modo che sia in grado di fare la pulizia con Ozono e allora va bene, poi vai a far sanificare la tua camera dell'albergo con eh, Ozono. Però hai una persona che uno tu te la se stessa e tu i tuoi clienti mm, giusto tra l'altro Gianlu 76 dice l'ozono è per forza di cose la soluzione pensateci, Raiquasa vive nello stato di ozono e non solo è un leggendario <ride> ma è secondo solo a Eternatus beh, ti dirò, forse forse mi hai convinto vado a fare un bagno <ride> nell'ozono nell e <coughs> Quindi nulla, anche questa cosa dello zono mi interessava appunto dirla perché appunto è una cosa. Hai messo il post di recente, credo. Forse l'ultimo post che hai messo era proprio su sta cosa su Instagram, sì, sì, quello Quindi... di oggi. Tra l'altro è molto figa sta cosa di Rayquaza perché Rayquaza è abbinato ai fulmini, no? Mm. E tipicamente anche alcuni sprite mi sembra che abbiano attorno i fulmini ed effettivamente i fulmini producono ozono. È carino metterlo nello sfera però non è di tipo elettro, credo sia drago volante, sì, credo anch'io. Eh. Adesso non mi ricordo più del Zafiro. Grazie a Paul, <ride> Paul underscore, Codio zero, presumo fosse un simpatico gioco di parole. <ride> Grazie per il pollo. <ride> per favore, ragazzi, sti st username. Eh, allora, dicevamo una cosa che volevo entrare un attimino a gamba tesa. E per quanto riguarda, si è parlato di questo tipo di cose anche nel mio ambiente. Eh, tra virgolette, l'ambiente diciamo riguardante la zoologia, eccetera. Allora, ehm, il discorso è questo: molto spesso eh, si è visto foto di eh, animali con scritto Ah, torna sono tornati in città eh, gli animali per via degli effetti della quarantena, eccetera. Anche qui. Quanto è vera questa cosa e quanto è falsa. Allora, secondo me, il discorso è questo: gli animali nelle nostre città ci sono, e c'erano da prima. L'unica cosa ragionevole che mi viene in mente è che, siccome effettivamente c'è poca gente in giro. Gli animali sono più inclini ad andarsene a scorrazzare in posti e a orari che magari prima non prendevano in considerazione perché c'erano tante macchine in giro e tante, tante persone in giro. Su questo io sinceramente mi trovo abbastanza d'accordo. Poi ovviamente anche lì dipende un po' dalla notizia di cui stiamo parlando perché ovviamente come ci sono le fake news eh, in tutti i campi ci sono anche in questa in realtà sono robe anche abbastanza innove però ti viene da dire perché devi fare queste cose per esempio è girato un video di un tasso nel centro di Firenze che andava lì a scorrazzare di notte proprio nel centro di Firenze, pieno sì. e... e poi si è scoperto che era un, un video in realtà girato tipo 5 anni fa, quindi non è vero che quel tasso <ride> per la quarantena se ne andava in giro ma anche 5 anni fa i tassi se ne andavano in giro a Firenze. Io addirittura sto vicino al centro di Prato, abbastanza vicino, e una volta ero con la mia ragazza davanti a casa mia, che tornavamo, non mi ricordo da dove, alle 2 di notte, e ho visto un tasso davanti a casa mia ed ero vicino al, al centro di Prato. Non ho capito da dove diavolo venisse, però c'era, nel senso. Quindi non è una cosa eh, anormale che ci siano dei degli animali anche strani per i nostri standard di fauna cittadina in giro. Ci sono gli animali, magari non li vedete perché sono notturni. Anzi, in realtà diversi animali, ci sono degli studi eh, in diverse parti del mondo per diversi animali, hanno cambiato le loro abitudini per evitarci. Praticamente, questo lo sappiamo, per evitare gli orari in cui noi siamo più attivi. Come i torinesi, esatto. che hanno cambiato i loro orari per evitare le persone. Ecco, appunto. E, e quindi sì, il discorso è questo. Non credo che allora ci siano più animali del solito in assoluto nelle città perché... Ora c'è il lockdown. Io credo che ci siano sempre stati, sempre, tra virgolette, stati, ma che ora siano più attivi per questo motivo qua. Eh, ovviamente in qualche caso c'è effettivamente. Sembra essere ragionevole il fatto, secondo cui i delfini si sono ri riaffacciati, diciamo, fin dentro al, al porto di Cagliari e al porto di Trieste, eh, perché magari c'era una diminuzione netta del traffico nautico e quindi sono spinti fino a dentro al porto. Questo a quanto pare, a quanto insomma, hanno detto un po' chi è del settore, pare essere perché proprio c'è stata una diminuzione del traffico nautico e quindi i delfini si sono andati a fare un giro dove di norma non ci vanno perché c'è magari confusione. Ci sono le barche e sappiamo appunto che le barche, tra l'altro, eh, sono di frequente causa di, eh, anche di mortalità per i cetacei, nel senso. Perché gli scontri ci sono insomma con le barche? Grazie a Make Lemonade495 per l'iscrizione. Grazie mille. E, mm, eh, quindi fondamentalmente esiste anche un, una casistica di scontri letterali tra barche e cetacei cioè che spesso si, si, o per esempio delfini che rimangono tra le eliche, magari si portano via un pezzo di, di coda. Cioè, insomma, succede nel senso, e addirittura a volte gli studiosi li utilizzano perché quando li tracciano. Per, eh, ovviamente capiscono dalla forma della pinna da determinati sfumatori di colore che esemplare del gruppo è. Perché ovviamente ognuno ha la sua sigla e eh, il suo nome. A volte li riconoscono anche da queste fito: cioè c'è una cicatrice sulla schiena bella fonda, perché gliel'ha lasciata tipo due anni fa. Cosa. Quindi non tutto il male viene per nocere a volte. Si scherza, ovviamente. E, quindi, diciamo, questo ha senso: diciamo, può essere che c'è stato meno traffionato e quindi del firi. Però, eh, ecco, una cosa che mi ha lasciato abbastanza stupefatto. Eh, L'altro giorno il sindaco di Sesto Fiorentino, che è una città tra Prato e Firenze, insomma, è in provincia di Firenze, ma mm, veramente tra, tra le due città, <ride> e ha filmato la mattina un video di un lupo nel centro di Sesto. Ovviamente. Tralasciato Che ovviamente gli va dietro A passo d'uomo con la macchina Mentre questo lupo è sulla strada Tipo inseguendolo ovviamente per fare il video Non ovviamente per spaventarlo Però sappiamo che è un comportamento Che non fa entrare parecchio in ansia Gli animali selvatici se lo si fa, Quindi no, vi sconsiglio dal farlo A parte questo ho mandato, Io sono sempre restio Quando c'è il discorso del lupo A prenderla per buona subito Perché sul lupo girano un sacco di, di notiziacce cioè, eh, eh, di cani, cani, magari che andavano a farsi la passeggiatina da soli scambiati per lupi, e cose del genere. Però effettivamente sembrava abbastanza un lupo, aveva la mascherina netta, come tipica il lupo appennico. L'ho mandato a un paio di amici che con i lupi ci hanno magari avuto più a che fare, ovviamente di me. Eh, che Sono Andrea Boscherini, e Lorenzo Rossi del Museo di, di Ecologia di Cesena. Allora mi ha detto: Sì, sì, questo è un lupo assoluto. E quello, insomma, effettivamente, eff non so se in circostanze normali un lupo si sarebbe così avvicinato al. No, avvicinato, in realtà era proprio dentro il centro di Sesto Fiorentino, quindi anche lì ci posso anche, ci posso anche credere che possa essere potenzialmente un effetto di, di questo lockdown. Eh, poi vabbè, ci sono anche le varie inesattezze, tipo hanno riportato eh, la notizia secondo cui a Milano c'era un parco invaso dalle lepre, ho detto ah vedete, basta uno uscire di casa, la natura si riappropria il suo spazio, queste lepre, cioè in realtà non erano lepre ma erano conigli e i conigli <ride> si sa che vivono in stato di semi-libertà eh, in molti parchi cittadini, sono conigli certo. con, riscendenti di conigli addomesticati, insomma, conigli in inselvatiti, via, insomma. E quindi fondamentalmente quelli erano conigli che magari erano più attivi durante il giorno perché c'era meno gente a giro. Però anche questo discorso del il virus e tutto quanto ha favorito la riconquista, tra molte virgolette, delle città da parte degli animali. Anche questa è una cosa che secondo me vedremo quando sarà passato tutto, facendo, diciamo, con le testimonianze tra le persone dei, dei grafici magari per guardare a che ore erano attivi prima e dopo, secondo me non è tanto che ci sono più animali, è che li vedi di più perché c'è meno gente a giro, cioè c'erano già. Poi un'altra cosa interessante secondo me è anche il, e questo è un altro discorso, è che il rapporto con gli animali lo capisci anche da eh, quando diciamo vieni a mancare, tra virgolette non sei più attivo, per esempio mi viene in mente il discorso dei cervi di Nara, che sono appunto cervi... Eh, asiatici, però sono stati reintrodotti da qualche parte credo anche in Europa, tra cui la Scozia se ricordo male e Praticamente sono quelli che a Nara, praticamente la gente gli dà i biscottini, li nutre, li dà anche l'ho fatto oh. per, per la del cielo. Sono cervi non addomesticati, eh, quelli: sono cervi selvatici che, però, hanno imparato. Che se loro fanno i bravi, la gente li dà li da mangiare. <ride> e quindi, che cazzo me lo fa fare di andarmene a cercare nel bosco. Scendo eh, durante il giorno giù in città, a Nara, dove c'è pieno di, di, di persone. Non solo non solo turisti, ma anche giapponesi che, che mi nutrono e mi. E mi dicono. Ah, bellino, bellino, Eccetera. E quindi nulla vado lì e sto tranquillo. E Poi di notte me ne torno sulle montagne a fare il mio. Questo è un po' il discorso. Cosa è successo? È successo che ora ovviamente a Nara non solo non ci sono turisti, ma c'è cioè, anche i giapponesi che se ne stanno in casa. E quindi certo. questi cervi hanno, diciamo, un pochino di, di problemi. Perché non riescono a, a... non c'hanno più tanta gente che gli dà da mangiare. Una cosa simile sta avvenendo, o perlomeno è avvenuta in. Um... Thailandia, Lopburi che è una città dove c'è un, un tempio con dei macachi coda lunga, spesso e volentieri le scimmie sono eh, nelle città e nei templi di queste zone sono tollerate tranquillamente, sono anzi, come in questo caso, nutrite spesso e volentieri da, mm. da turisti e, e gente del luogo. Considerato che con questa emergenza è calato di più del 40% il turismo in Thailandia, e sappiamo che comunque la Thailandia campa in buona parte anche e grazie certo. al turismo. Uh, diceva l'altra sera al live Vic Lab, non specifichiamo che tipo di turismo Esattamente. Mi fa piacere anche pensare che <ride> ci vada per la cultura della gente in Thailandia o per le cose naturalistiche. E, sì. e quindi è successo? È successo che queste scimmie sono, si sono ammattite e, non, e hanno fatto due bande e il poco cibo disponibile se lo contendono letteralmente a morsi, cioè scontri di scimmie in città per quel poco disponibile che c'è, eccetera. E questo... Ci permette di fare una riflessione, eh, sia il caso dei cervi che delle scimmie, questo è uno sbaglio nostro, cioè perché questi sono animali selvatici che noi abbiamo reso in qualche modo dipendenti dal nostro, certo. dalla nostra presenza. E quindi quando noi veniamo a mancare, tra virgolette, non che moriamo, ma nel senso semplicemente non, non, non possiamo più sopperire ai loro bisogni, diciamo nutritivi o quel che è, ecco, a quel punto capisci che te hai un ruolo che magari non ti aspettava e che per la salute dell'animale selvatico è anche dannoso. Eh, questo è un altro, diciamo, esame di coscienza e secondo me dovremmo farci a fine questione, insomma. Mm, ci siamo presi, diciamo, questo... Che poi in realtà non era una cosa e te li ha nutriti perché era... Se no morivano di fame. Cioè, ne hai fatto anche una cosa turistica, in realtà. Certo. Poi che certo, mi ci metto anch'io nel mezzo, eh, perché anch'io gli ho dato ai cervi il biscottino. Se non altro, hanno i biscottini loro che sono apposta per i cebbi e non gli fanno male, in teoria, poi non lo so, però a quanto pare è così. E poi ti posso dire che diventano molesti dopo poco, cioè all'inizio, ah bellini, sì. dopo poco diventano molesti, sì, perché iniziano a tirarti te testate a morderti la maglia, a strattonartela perché vogliono il cibo, e quindi sì, diventano molesti in breve tempo. Però sì, eh, questa secondo me è comunque una cosa su cui ragionando a fine discorso si potrà anche fare un paio di riflessioni. Cioè, quanto siamo invasivi, tra virgolette, eh, non nel senso letterale di specie invasiva, intendo né, di spazi e, e di rapporti con gli animali selvatici. Questo secondo me è una cosa interessante. Per il discorso della del, natura, si riprende su spazi, eccetera, io non credo che più di tanto gli animali si siano avvicinati in città via di questa cosa poi magari degli studi mi smetteranno in futuro però in diciamo, un mese e mezzo se cioè. eh, secondo me semplicemente c'erano e li vedi di più mm, perché molto spesso non, non ci facciamo conto ma la città è un posto per, per gli animali è buono in cui stare perché c'hai eh, un sacco di nascondigli c'hai un sacco di cibo perché ovviamente c'è un sacco di spazzatura alimentare quindi puoi mangiare letteralmente di tutto anche roba calorica ed energetica che in natura non troveresti poi ovviamente c'è anche il fatto che um, puoi mangiare cose che ti fanno male. Ed è lo stesso discorso cioè. che se noi andiamo a mangiare tutti i giorni a McDonald's, eh, chiaramente eh, stiamo male poi. E è lo stesso agli animali, perché se, li se mangiano scarti alimentari di cibi molto grassi o zuccherati nostri, effettivamente ah, loro lo fanno perché chiaramente a livello energetico è conveniente, cioè, figurati se non, non approfittano, però sulla lunga distanza la loro salute può anche essere, sono stati fatti credo delle osservazioni di questo tipo sui lupi o sui coyote in America, su perché, perché mangiamo gli scarti dei fast food la roba invenduta, eccetera, e quindi, insomma, chiaramente tutta... tutta... È fighissimo, però. Cioè, sì, no, non è, figlio, è fighissimo sì. che stia succedendo. Sì, fighissimo sì, sì, fighissimo no, no, la cosa in sé sì, la trovo molto interessante. Poi a me, in realtà, eh, il discorso della convivenza uomo-animale in città mi piace molto, perché, eh, in genere, quando ho visto le ultime serie documentari che ho visto in tanti episodi, in genere il mio episodio preferito era sempre quello delle città, tipo Planet 2 mm. o... Uh, Notte sul pianeta Terra, che è una serie di Netflix. L'episodio delle città è veramente figo. Secondo me, perché sì, perché poi in realtà prima non c'erano predatori, quindi le prede ci sono andate in massa. Oppure c'erano animali commensali dell'uovo, come topi e piccioni, e quindi piccoli predatori ci hanno visto lungo, eccetera. Certo. Poi, però in realtà ora cominciano ad esserci anche predatori, perché anche loro l'hanno capito che c'è da mangiare lì. Quindi ci trovi tranquillamente anche, non so, falchi pellegrini, tra l'altro ce n'è uno sul, sul Pirellone a Milano, c'è una coppia che ormai ci nidifica da diversi anni e c'è anche tipo la webcam, se uno vuole andare a vedere... Sì, 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 c'è la webcam, se uno vuole andare a vedere questo nido di falchi pellegrini e tutti gli anni cioè, ci lasciano fissa la webcam e la, dovrebbe essere la stessa coppia e da anni ritorna. Quest'anno hanno avuto tre pulcini. Che è una roba abbastanza inusuale in genere ne fanno un paio insomma, cioè tre che se sono visti ah, tutti sarebbe buono forse ho visto le foto può essere che siano girate le foto dei tre cucini sì. di quest'anno? Mm. sì sì sì, sicuramente sì è eh, una no, figa, ecco. cioè, a me piace molto che, che la città stia diventando abitabile anche per gli animali insomma, il punto è dovremmo appunto imparare in modo giusto di non viverci ecco, quello sì e secondo me ragionare su quello che sta succedendo a Nara in Thailandia è è interessante. Posto però che... Non ah. vale Willy. Voi natura così avete cose troppo fighe di cui parlare. <ride> eh sì, se non altro se non altro, sì, queste cose. Beh, poi sai, io sono di parte. Vabbè, però comunque è ovvio che mi piacciono, queste cose. Comunque, io, io comunque, a tutto non credo che sarà una tragedia per i macachi o, o per i cervi di Nara. Perché, comunque, ripeto: sono animali selvatici. quando capiranno che in città non c'è un cazzo a mangiare, secondo me se ne andranno. Per poi tornare quando ci torneranno le persone. Io certo. c ho, ho questa idea, perché comunque gli animali non è che sono stupidi. Cioè, nel senso che hanno un comportamento anche flessibile. Capiscano un attimo qual è la cosa da farsi il più delle volte, insomma, ci ragionano. E, tra l'altro ho messo la chat fissa. Mi piace molto di più sta cosa. Non avevo capito come fare, l'ho scoperto. Quindi adesso sulla... la. chat fissa? Cioè, nel senso che i messaggi non spariscono, rimangono lì nella chat e via via scalano. Una cosa che volevo fare da un sacco di tempo. Non avevo mai un messo la, la questo parlando della visualizzazione della schermata da chi guarda la live eh. Insomma, però sì. ah, eh, non, la, non la sto guardando per cui scusami la, cioè non, perché se no sennò la... mi crolla la connessione eh, guardo, tranquillo tranquillo se guardo la ah. diretta poi la, la recupero allora tra l'altro un'altra cosa interessante su cui stanno ragionando adesso che ci sono Cioè è stato quello studio che la gente diceva ah, gli animali domestici portano, trasmettono eccetera in realtà si trasmette appunto Uh, sì, lo so. Ruggero è perplesso perché lui l'aveva fatto fin da subito. Il suo 87, lo so, ma Ruggero ha le skills per quanto riguarda queste cose. Io ci ho voluto 18 cosa fatto di mettere la chat, impostata per benino, eccetera. So, io ci ho voluto ah. 10 live per capire come funzionavano gli alert. Ora funzionano <ride> eh, finalmente. Però, so. e, dicevo, io una cosa c'ho so fare le cose tecniche bene. E eh, cazzo, eh, non, è, non, è, non è una cosa da poco. E, dicevo praticamente. C'è stato quello studio che ha visto che praticamente i gatti sono un po' più suscettibili al virus, eh, i cani, eh, i gatti e furetti in realtà, grazie a Florn Graphic per il follow, i gatti e furetti sono più suscettibili al virus, eh, mentre eh, i cani poco, eh, per quanto ne sappiamo polli, anatre e maiali no, invece, loro allora il virus non sembrerebbe avere particolari effetti. La osa Ganza è che eh, uno dice: Ah, ma gli animali ce lo possono passare. No, in realtà siamo noi che lo passiamo agli animali, perché c'è stato, <ride> stato il primo caso nel, di una tigre infetta eh, da coronavirus nello Zoo del Bronx, e gliel'ha passato un, un, molto probabilmente uno degli inservienti. Perché anche lì è una osa da, da ragionare Ganza degli zoo, cioè Ganza, porini, no? Ganza, però interessante. Che anche gli zoo hanno problemi perché adesso, siccome gran parte di loro uh, campa ovviamente sui biglietti d'ingresso alle loro. ovviamente per, per quanto riguarda i ah, finanziamenti, E che... ora che sono chiusi la gente non ci va e quindi molti stanno facendo magari campagne fondi o comunque stanno esaurendo le scorte di cibo e i soldi per ricomprarle. Perché chiaramente ci stanno andando solo il minimo indispensabile di inservienti per ovviamente dar da mangiare agli animali. Sono in cattività, cercano di da da mangiare. Quindi c'è anche questo problema. Qua, insomma. Del compreso è un anche voi... Non da poco. Eh no, infatti, infatti. Uno magari non se l'aspetta, non ci ragiona, però è uno degli effetti del fatto che sugli animali, tra virgolette, insomma... Poi senza contare ovviamente chi doveva fare ricerche sul campo, eccetera, che ovviamente non, non può farle, chi doveva fare uscite per i propri studenti, per i vari corsi di laurea, eccetera, sul campo ovviamente non le potrà fare, e quindi anche lì c'è anche un, uno... Perché se da un lato pensiamo alla ricerca scientifica, insomma, di, dei settori, ci ha avuto un impatto diverso. Il settore ovviamente della medicina e della salute è all'impennata, penso. Tutti sono lì, giustamente, e meno male, a studiare sta roba forse più di prima. Eh, per quanto riguarda invece il settore, magari, mio, tra virgolette, paleontologico, naturalistico, zoologico, quello che vi pare, è tutto fermo. Cioè la roba che non puoi fare... Da casa non la fai. Cioè, mm, chi, certo. deve, chi deve andare a raccogliere dati in natura o a estrarre fossili in parti X del mondo non lo fa. Nel senso, Vanno certo avanti i fare. teorici. Esatto, esatto. Quindi anche lì vediamo. So, C'è stato un grosso singhiozzo per quanto riguarda la, la ricerca. Altra cosa interessante. Che non parlare dei comunicatori della scienza. Eh, beh, <ride> beh noi ci siamo messi un po' meglio. Forse sotto questo punto di vista, perché... sai che non lo so. Vabbè, ora noi viviamo sempre nell'incertezza, eh. quello sì, ma quello penso sia una condizione sine qua non. Intanto in certi... Prima incerti dopo. Esatto. Eh, intanto Axel e Mastiff press F for the guano don't the willy, eh, giustamente anche io sono tra quelli che non può andare nei posti. E, mh, appunto. Livio Arc, infatti c'è la notizia di uno Zotti Disco che sta dicendo che se nessuno lo aiuterà uccideranno altri animali per sfamarne altri. Questa roba non la, non la sapevo. Che miseria. Sembra un, un attimo drastica e disperata. Tra l'altro, un ritratto, posso dirlo? <ride> eh sì, un po' sì. Effettivamente, non è bello. Uccideremo un animale allora finché non si riesco. <ride> esatto. esatto. No, non, non, sincero, non, non, lo, non la so, questa notizia. Quindi, non, non, so, di, non so darti in merito. Ma mi sembra un attimo drastico e un po' ricattevole. Non so se esiste o me parola, ma effettivamente. Ah, ma ce la facciamo andare bene. E, e poi appunto altra cosa interessante quando ovviamente semmai non ci sarà ancora il vaccino ma staranno ancora facendo, magari sarà ripartita un po' la ricerca sul campo secondo me una cosa a cui si bisognerà eh, stare attenti è il discorso delle scimmie eh, avevo condiviso sulla pagina facebook tempo fa un articolo di una pagina che si chiama Zonius Digest che parla molto spesso di questo tipo di cose ricerca su animali, specie in cattività eccetera e praticamente è un problema perché comunque sia se noi pensiamo anche per esempio alla eh, ricerca sui, sui primati come gli scimpanzé, come i gorilla mm -hmm. eh, molto spesso quando fanno le, ehm, le osservazioni dal vivo e anche quando fanno ecoturismo cioè portano ovviamente con tutti i vari crismi di sorta i turisti in natura a vedere i gruppi di gorilla eccetera eccetera eh, cosa mm -hmm. che prima o poi tra l'altro piacerebbe fare cioè, si mettono spesso e volentieri le mascherine e anche lì le mascherine sono per non, non prendersi roba ma per non trasmetterla perché? Certo. perché siamo molto simili a questi animali e quindi eh, possiamo trasmettergli roba nel senso e non credo ci siano studi in merito sugli effetti di questo virus di ora sui primati a noi più vicini non credo ci siano questo tipo di studi o, o se ci sono non mi sono ehm, scorsi sott'occhio né li ho cercati sono sincero però mi aspetto che possa esserci una, una buona probabilità che se lo possano beccare loro insomma se lo sono beccati i gatti quindi cioè le tigri quindi diciamo sì, mi viene certo. abbastanza facile pensare data la nostra vicinanza genetica che possono avere una certa suscettibilità e, e questo è interessante perché diciamo lo facevano prima con, perché ovviamente determinati patogeni che possono trasmettere, che possono provocare polmonite, eccetera, glieli possiamo trasmettere tranquillamente alle scimmie, se non stiamo attenti. E quindi niente, questo è il discorso. Eh, se no, rischiamo poi di fare una strage di, di, di gorilla o di scimpanzé e questa roba. Quindi anche lì bisogna starci un attimino attentini. Questo Ma senti invece un, un tuo parere per unire i nostri due discorsi: quelli che pulivano i piedi dei cani con la candeggina? <ride> Allora, quella lì me l'ha mandata la mia ragazza. Lì per lì non ci volevo credere. Nel senso, va bene. Ok. La handegina, sapevo anch'io quel po' che mi so che era un disinfettante. Però sapevo anche che eh, nel senso, non, 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 se la maneggi in casa, la maneggi con i guanti di gomma. No, non è che ci, ci fai le abluzioni di handegina. Infatti, io, infatti, ho pensato: cazzo, a un cane se gli metti la handeggina. Sotto i polpastrelli E comunque tra polpastrelli e polpastrello È anche abbastanza sensibile come, come pelle Perché non è che c'è la pelliccia E eh, tutto certo. quanto Cazzo è, è terribile Infatti cioè, io mi chiedo ma da dove è uscita sta roba Eh no l'hanno detto L'hanno detto in televisione Addirittura se non ho capito male Addirittura un veterinario forse l'aveva detto Mm, io questo non, non mi sembra di ricordare vagamente ma non ci metto mano sul fuoco quindi prendetelo le pinze se allora, sì è può grave essere cioè... che l'abbia addirittura accennato Burioni però mm. Burioni non ha mai detto di pulire i piedi dei propri animali mm. ha detto che era se ricordo bene eh, perché sto mm. andando a memoria mm. ha detto che era plausibile che potendo essere anche davvero sull'asfalto il virus con le zampe gli animali lo portassero in casa quando gli avevano fatto la domanda sulle scarpe. Ok. No, perché la gente okay. aveva paura di portarselo in casa con le scarpe. Mm -hmm. Però da lì a disinfettare le zampe del tuo cane con... Anche lì, se non vai a leccare i tuoi pavimenti di casa, ma chi se ne frega se il tuo cane ti porta... O se non vai a leccare le zampe del tuo cane, mm. ma chi se ne frega se il cane ha il virus sulle zampe. Esatto, cioè, ah, mi hanno detto make lemonade 495 in chat e dice un veterinario dall'adulso, grave eh ah, come beh. situazione, eh, io credo che, ave... infatti allora mi ricordavo bene, eh, io credo che avesse detto "Eh no ma va diluita, diluita, a parte che io credo che tu puoi parlare di... Eh, roba del genere che potenzialmente può fare danni e dare anche le, le percentuali di diluizione dall'addurso perché credo proprio che l'utente medio che fruisce i programmi dell'addurso non sia esattamente avvezzo a determinate cose, cioè prende molto per buone le cose diciamo gli vengano proposte e, sì la handegina fa, fa male nel senso se la usate sulle, sulle zampe dei cani di poter fare delle irritazioni notevoli e infatti c'era qualche Qualche foto che girava, no, non ho verificato se fosse effettivamente per la handegne. Quindi, anche lì con le pinze. Eh? Però insomma, eh, deve essere una follia. Anche perché sì, va bene, ma va diluita. Ho capito, ma diluita che vuol dire. Cioè, nel senso, <ride> se, se sei un, io sai, mi triggerò io che non sono una sega di chimica. Cioè, immagino uno come te che gli vai a dire sì, diluito poi, cioè. cioè, se la diluisci al punto in cui non è pericolosa. È anche non efficace. Ecco, tra l'altro. Io penso che esistano altri... Non, non sono ferrato sui prodotti per cani, ma io credo esistano disinfettanti per cani che possano fare la stessa cosa senza passare dalla candeggina. Ma anche solo cioè... del bialcol. Cioè, eh, c'è un famoso sì. alcol al 70% che ti fa per carità anche lì non è un tocca. cioè io non ci pucerei i piedi e ci farai il, il pediluvio nell'alcol al 70% mi, mi vuoi dire che non posso più fare il pediluvio all'alcol al 70% Vabbè. ma fai quello che vuoi ma fallo pure <ride> nel, nella grappa al pediluvio così viene aromatizzata <ride> ah, che schifo <ride> però eh, nel senso ci sono altri sistemi se un veterinario ha suggerito la candeggina è da mandarlo in galera Eh, abbastanza insomma S, underscore, underscore, Ara, il problema è che in questi casi a tutti si chiude la vena, la capacità di pensiero razionale scompare insieme alla capacità di valutazione del rischio ed è proprio questo l'ambiente in cui sguazzano quelli che in malafede diffondono determinate notizie. Purtroppo questo non vale, per, non vale per la situazione di ora, ma vale per qualsiasi situazione in cui c'è un dibattito abbastanza divisivo comunque in cui la gente è un attimino infervorata, però diciamo, vale specialmente per questa situazione perché la gente ovviamente percepisce un po', cioè, paura. Certo, posso tirare niente. acqua al nostro mulino prego che qui si è notato tantissimo come negli anni non solo abbiamo investito poco abbiamo investito niente in comunicazione del rischio eh sì. avremmo dovuto veramente investire a preparare le persone alle emergenze mm -hmm. come andrebbe fatto e adesso dopo che sono successi dei disastri negli scorsi decenni sta iniziando a venir fatto per i terremoti mm. però sta iniziando Uh, andrebbe fatto per rischi pandemia, rischi inondazioni che saranno sempre più, più, più vicini. Uh, insomma, la comunicazione della scienza, che non si limita solo alla divulgazione, ma include in sé anche la comunicazione del rischio, andava fatta perché, caspita, uh, se ave immagino aver avuto una popolazione pronta a una pandemia: quante cose ci avrebbe risparmiato? Comprese vite? si deve informare sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità o su Epicentro, che sa dove informarsi, che sa di cosa fidarsi, che sa, caspita, ma sai che vantaggio avremmo avuto, ma la comunicazione del rischio andrebbe insegnata alle scuole. Infatti eh, avremmo risparmiato un sacco di cose, tra cui forse vite. E... Eh. Marti 8991 dice, a scuola insieme a educazione sessuale sono d'accordo, sinceramente, che la gente sì. ha problemi anche lì perché in Italia nessuno ti dice come fare le cose, ma pretendono che quando ci arrivi tu lo sappia fare. Però se nessuno te la spiegate, ecco... <ride> Io no, su questo voilà, mi trovo d'accordissimo, sinceramente. E, okay. eh, però senza andare ovviamente sul bicottismo e le scuole di discorso generale. Eh, volevo riprendere un discorso, aspetto un attimo, che dicevano... Oddio, dov'è che l'ho letto? No, no non l'ho letto in realtà, ce l'avevo in testa lo volevo fare. Ho detto ora lo faccio e poi, ecco, ora allora mi è tornato in mente. No, eh, tempo fa, parlo di un paio d'anni fa forse, mi, eh, mi capitò di parlare con, eh, con una persona e disse: Ah, ma guarda, a me la sola idea di un influencer della scienza mi fa rabbrividire. Cioè, scienza, ora è un discorso più in particolare, ma il, il senso era questo. Certo. Ed è una persona, eh, diciamo, ricercatore, eh? non che voglio, so. però qual è il discorso? È quello che dico sempre, dicevo anche nel video della plastica di Barba Scura, allora, è perché lì si dà, a prescindere, una valenza brutta alla parola influencer. Il discorso è questo. Secondo me, avere una persona che ti fa da tramite... Con, tra, che fa da tramite tra la scienza e, e il grande pubblico, le persone muove, e spesso e volentieri, magari non sempre, magari non esclusivamente, ma spesso e volentieri è quello che ti dà i soldi e che ti fa andare avanti la ricerca. Eh certo. Tra l'altro, cioè, ti fa così schifo? Cioè, nel senso, Guarda, cioè, cioè... Ci sono alcuni studi che dicono che la scienza non esisterebbe senza la comunicazione della scienza. Per cui questo è anche il grosso problema dei ricercatori che non hanno competenze in, in comunicazione della scienza, se no saprebbero che il loro lavoro non esisterebbe senza la comunicazione della scienza. Esatto, anche perché comunque sia, cioè se la scienza ha i problemi che ha in alcuni campi, in alcuni momenti, eccetera, cioè se ce li ha è anche perché non c'è stata gente che gli ha parlato di scienza alla persona. Cioè ci sono, pretendono che le persone ti diano soldi e sappiano di quello che parli senza nessuno che gliel'abbia mai spiegato. Cioè, ragazzi, anche questo è un problema. Cioè, non, non puoi partire dal fatto che, tipo, sì, la scienza è importante. Eh, ma spiegami perché? Cioè, avere una persona che, che diciamo, capillarizza, tra virgolette. Willy. Mi senti? Non mi senti più? Ti ho perso, non ti sento più. Non mi senti Ehi. più. Oi, boh. Voi mi sentite? Pronto? Pronto? Aspetta un po'. Pronto, hmm. pronto. Ditemi un attimo in chat se mi sentite, perché io ti sento, in realtà. Però... Ok, io ti sento. Ora mi senti? Io ti sento, io ti sento. Tu Anche mi io senti? ti sento? Sì, sì, perfetto. Stato... Perfetto. Ok, so siamo tornati. Comunque. Allora, dicevamo, um, il discorso è questo. Cioè, um, non... La scienza, secondo me, appunto, ha questi problemi, eh, diversi problemi, di... non dico che sia tutto imputabile a questo, chiaramente, però in parte, aspetta. Era andato via per un attimo. È sparito il video. Ho dovuto refreshare. L'audio è fluido, ma il video lagga. O oh no? Ditemi se ora. Vale. Eh, qualche problema di connessione, Willy? Non lo so. In teoria, non, non c'ho niente di attaccato. Quindi. Maledizione. Allora, siete tornati normali. Ok, io oh. non sono mai stato, però. Mi fido. <ride> allora, dicevamo. Ok, perfetto. Siamo tornati normali. Dicevamo. Um, ecco dei, ora va bene, perfetto. Allora, i, i, diciamo i problemi che determinate cose determinate cose che può avere la scienza, tipo non solo, magari imputabile a questo, però anche in certi casi: tipo mancanza di fondi, tipo uh, poca fiducia negli scienziati e nei ricercatori, e seguire, seguire e seguire. Secondo me ce li ha anche perché non, non ci sono state figure. Uh, che hanno fatto sì che le persone si fidassero e sapessero come funziona la scienza. Banalmente, c'era l'articolo di Sandal che aveva scritto tempo fa, che avevi condiviso anche te. Questa ah, forse sì. è una buona, se proprio ci dobbiamo trovare un lato positivo, è che ora eh, effettivamente le persone stanno veramente cominciando a informarsi e a capire come funziona un po' la ricerca e tutto quanto. Perché, eh, ora sono curioso di saperlo, perché sentono che c'è un pericolo per la propria vita, e quindi sono disposte a eh, investirci del tempo, a chiedere magari a esperti, eccetera, eccetera. Quindi, questo è, secondo me è un lato positivo, sono d'accordo con quello che aveva scritto Massa. Un'altra un cosa importantissima: la comunicazione della scienza plasma la ricerca enormemente. Pensa adesso alla questione coronavirus: eh, pensa a quanti fondi verranno destinati e stanno venendo destinati alla ricerca sul coronavirus. E a quanti laboratori sono stati riconvertiti per fare ricerca sul coronavirus solo perché, vabbè, adesso è pandemico, va bene, ma solo perché è un argomento di cui si parla tanto e quindi c'è interesse pubblico affinché mm. venga fatta questa ricerca. Lo stesso discorso che facciamo prima poteva venire fatto sui tumori, cioè quanta ricerca viene fatta sui tumori solo perché è un argomento molto interessante nei confronti dell'opinione pubblica? La ricerca, i fondi per la ricerca si muovono con l'interesse della gente e una buona comunicazione scientifica può portarti dei fondi a lungo termine. Esatto, esatto. Su questo, guarda, io sono son molto d'accordo. Io in realtà sono abbastanza fiducioso nel futuro, che eh, in un futuro ideale in cui forse saremo vecchi <ride> e, dire e, e diremo ah... Se solo fosse stato così ai nostri tempi, adesso i giovani hanno la strada spianata e sono discorsi a vecchi che potremmo fare, certo. alla fine della nostra carriera. Di giovani oggi, non esatto. più. Esatto, io mi, mi aspetto e spero che ehm, con i dovuti tempi, perché in Italia arriviamo sempre, insomma, eh, dopo i foi si dice alle mie parti, e ci sarà una figura deputata alla comunicazione e a seguire, diciamo, i, i principali profili di comunicazione, anche social, di, un, di ogni laboratorio, ente di ricerca, eccetera, perché avranno capito, ovviamente dopo di tutti, che questa cosa è importante da fare. Io me l'aspetto, che da qualche parte in non ben definito futuro ci sarà sta cosa, però mi sembrerebbe la cosa più scontata al yeah. mondo. Però, vabbè. Fava di Grimmsnarl. Quanta poca ricerca viene fatta sugli Uta Raptor e gli usaraptor sono pure famosi come dinosauri tra l'altro, è un dinosauro che a livello di, di pubblico ha un suo successo anche e soprattutto grazie a Jurassic Park per via collaterale però, pensa ai dinosauri di cui non frega nulla a nessuno ma che potrebbero essere anche importanti sure. per risolvere determinate questioni, insomma Soro no da parte dei ricercatori sembra un po' incoerente molti decidono di intraprendere un percorso di formazione scientifica proprio grazie a comunicatori della scienza, che oltre ad informare trasmettono anche la passione ma uh, sì, diciamo, allora, l'incoerenza del ricercatore che dice, eh, ah, il divulgatore non serve a nulla, c'è, secondo me, eh, assolutamente. Ora, che sia merito, diciamo, dei divulgatori, se la gente inizia a fare ricerca, mh, eh, boh, a qualcuno gli potrà far tornare la passione, però ecco, io penso che chi fa effettivamente un percorso di questo tipo abbia qualche idea anche senza il divulgatore che certo. segue su Instagram, eccetera, ecco, non, non voglio... Darci troppi meriti Sotto sto punto di vista Marti8991 È difficile avere una passione su certe cose Se nessuno te la trasmette Né Nel senso Da una parte sì eh, Però secondo me Tante persone si arrendono Perché eh, Purtroppo Tanti lavori Non vengono visti come veri E purtroppo Mi ci metto anche io di mezzo eh, io ho avuto la fortuna che la gente mi ha sempre detto che se mi piacciono i dinosauri allora va bene, nel senso, ma la gente che fin da piccolo, se a te ti piacciono i dinosauri, ti dice sì, vabbè, ma paleontologo non ci mangi mica, va a fare qualcos'altro, con quel lavoro un campi, devi guadagnare, eccetera, alla fine ti ci, ti, ci, ti ci convinci e non fai il paleontologo, poi magari guadagni meglio, ovviamente, <ride> però eh, il discorso <ride> è questo, cioè... Eh, Tanta gente a me mi scrive, questo è vero, non, non è un merito di dire, ah, faccio studiare la gente, no? Però tanta gente mi dice, guarda, mh, mi piace il tuo canale perché io da grande ero piccolo, eh, da, da piccolo ero un grande appassionato di eh, dinosauri, animali preistorici. Non ho, però, per varie cose, non, non ho poi più. L'ho messa via questa cosa, questa mia passione perché. Me la faceva percepire come una cosa da bambino, comunque non, non come una cosa per il mio futuro importante. e Quindi, nel senso, mi hai riacceso la passione perché insomma ho capito che magari è una cosa su cui si può discutere anche da grandi. Questo certo. sì, mi capita nel senso: e... questo sì, posso dire. Sul discorso grazie a me la gente ha fatto la... quello, sinceramente, non, non credo. <ride> però. S. Ara, bisognerebbe sforzarsi di divulgare e far capire anche il metodo scientifico. Giusto, e far capire che le cose non piovono dal cielo, giusto? Anche Prima possono... bisognerebbe insegnarlo agli scienziati: il metodo scientifico, aia, Ruggero Unleashed, eh... e, Anche... cioè, a... scusami, io, io trovo folle. Che in nessuna laurea scientifica ci sia un corso anche ah, quello musicale anch di filosofia della scienza, sono d'accordo. No, io lo metterei perché sono un nazista su sta roba. Ovviamente, nazista in, termine, in senso lato, mi dissocio. Eh, <ride> cioè, sono un nazi sotto questo punto di vista. Che io, in qualsiasi corso, e dico qualsiasi corso di scienza, di, di, che riguarda appunto qualsiasi aspetto della scienza all'università, io ci metterei al triennio almeno. Ma sì, no, al triennio, tra gli esami anche un corso di divulgazione scientifica. Obbligatorio, ah, sì. obbligatorio. Magari solo un'idoneità, se non vuoi stare a mettere proprio l'esame, però io lo metterei tassativo. E questo viene, secondo me anche perché molto spesso il divulgatore viene visto come uno che non ha fatto ricerche e si è reinventato in un modo per non sprecare la laurea. Ecco, in realtà il divulgatore, e io e Ruggero siamo qua eh, a testimoniare, si può fare anche per scelta. Magari è difficile, ah, sì, certo. però si può fare. Non è solo un ripiego di chi ha Se, fallito. sempre per la ecco. logica del avremmo potuto fare un lavoro che ci pagava bene, e invece. E invece, esatto. Esatto. E poi per finire il commento di prima, dicevo anche i complottisti si possono vedere come influencers in un certo senso. Assolutamente influencers è chiunque abbia, un, si sappia costruire una fanbase fidelizzata a cui parlare de, de, di cose, quindi sì. In cui spostare l'opinione verso determinate cose. Quindi, assolutamente. Tra l'altro, Willy, sai che forse così, eh, tornando un attimo all'argomento di prima, eh, l'anno prossimo potrei dover studiare, potrei, dover, potrei voler studiare paleontologia. In che senso? Eh, perché diciamo che siccome questa crisi del coronavirus ha, messo, ha fatto un po' vacillare la mia sicurezza di potercela fare come freelance e quindi ha rimesso, diciamo, sul piatto della bilancia uh, l'ipotesi magistrale. Hanno aperto una magistrale a Modena in comunicazione didattica delle scienze per formare principalmente insegnanti, all'interno del quale c'è il corso di paleontologia. Ma pensa. E io Ma sto se... sinceramente valutandola tanto tanto. Beh, beh, beh. Ma guarda, in realtà il discorso dell'insegnamento, allora, a me infilarmi in una scuola a tempo pieno, anche se è un lavoro che ti dà oggettivamente abbastanza tempo libero, abbastanza ben pagato se riesce a entrarci, sì, eh, lavoro anche abbastanza sicuro, però no, non è, diciamo, la mia massima ispirazione, anche perché mi ritroverei a, a insegnare cose di cui non mi piacerebbe parlare per quello che ho studiato e per quello che si studia a scuola. Però effettivamente è un buon compromesso se uno riesce. A me piacerebbe che... continuare a fare ricerca in quell'ambito, in comunicazione della scienza? Beh, oh, ci sta, alla fine oh, vorrei stare facendo figissimo. il master. Per esempio, Andrea Boscherini di Cesena lui insegna a scuola e poi fa anche il curatore del, del museo insieme a Lorenzo, eccetera. Insomma, e anche lui dice una cosa che consiglia di fatto. <ride> cosa Andrea. Eh, poi... dimmi. è anche solo un paracadute, eh? Sì, sì, no, ma infatti, infatti. Ciò cioè, cioè non toglie che si possa anche fare per scelta l'insegnante, eh? Non... Altro Anzi, altro non... che... il lavoro che... fondamentale se non lo fa nel modo giusto. Andreo 0210. Pensate se divulgatori eh, come voi venissero sponsorizzati da degli enti privati o pubblici di ricerca invece solo dalle nostre Ti donazioni. Ho perso. Non mi senti già più, ma, ma diavola. Aspetta, non mi senti adesso non mi senti più? Ti ho perso per un attimo, Willy. Ok, ora però ci siamo. Ora ci siamo. Uh, quando... Ti ho perso proprio quando hai iniziato a leggere il commento. Ok, allora il commento diceva Andrea0210: Pensate se i divulgatori come voi venissero sponsorizzati da degli enti privati o pubblici di ricerca invece che solo dalle nostre donazioni? Buono, però bisogna anche valutare perché può darsi anche che venga fuori che magari l'ente che ti sponsorizza magari non sia esattamente in linea con quello che, che fai te, quindi anche lì deve valutare. Cioè, non è neanche facile, cioè, ad, ad, così a dirlo sarebbe bello però quando ti ci ritrovi, a volte capisci che a volte è meglio non metterci la faccia per magari determinati motivi. Questa è una cosa eh, abbastanza importante da capire, cioè è, è una cosa bellissima di per sé, ma non è detto che se te lo offrono sia la cosa giusta da fare per un discorso immagine. Va valutata bene caso per caso, ecco. Questo Soprattutto si... sul privato. Eh sì, esatto, proprio quello. Perché se invece un dipartimento di chimica mi volesse assumere a tempo pieno per gestirgli la comunicazione, ci salterei dentro. Eh. <ride> ah, grazie a Max Rambaldi per il follow. Valeria, non, non eri follower del mio canale Twitch, ma ti distruggo la prossima volta. Che ci vediamo tra mille <ride> mila mesi. <ride> no, Valeria è l'illustratrice con cui ho fatto il progetto delle, delle specie estinte per caso sì, umano. Sì, ok. Allora, eh, sì, il punto è questo, esempio, cosa sciocchina che vi racconto Tempo fa mi avevano offerto un, uh, un lavoro, un, non dirò chi, non dirò cosa, eccetera eh, In cui dovevo fare un'intervista Va bene? Un'intervista per parlare di insetti E io, mm. ah, grazie a Max per il ride Oddio, credo di non avere l'alert la, la, per il ride, forse Ecco, ho scoperto un'altra falla nel mio twitch vabbè comunque grazie mille, <ride> grazie mille vale e benvenuti a voi che venite da, dal, dal twitch della valeria no dicevo um, una cosa che mi è capitata tempo fa che mi, ave mi avevano offerto appunto di fare un'intervista a tema insetti no? vabbè, e, va bene poi io per vari problemi non potevo andarci perché col eh, servizio civile ho pochi permessi ed erano veramente però eh, volevano proprio me cioè gli piaceva il discorso mio infatti era bello e ovviamente mi aveva contattato un'azienda che faceva da intermediario con chi aveva richiesto questa cosa qua e mm -hmm. mi pagavano bene, ha detto ma se non è un problema per te ti facciamo venire la domenica così almeno sei insomma mi volevano proprio infatti bello, mi pagavano bene okay. e alla fine gli ho detto di no perché quando poi ci si è avvicinato il giorno mi hanno detto che chi aveva richiesto a loro me voleva che io parlassi del, de, degli insetticidi fondamentalmente ora io a, gli ho consigliato di rivolgersi a uno che è più, un attimino più ferrato di me per quanto riguarda il discorso chimico e il discorso della salute io no, no, non, è, non è una cosa di mia competenza l'impatto dell'insetticida sulla salute eccetera ed è anche poco coerente che io parli di come si sterminano gli insetti, visto che faccio sempre video <ride> per farvi capire quanto gli insetti sono bellini, importanti, eccetera. E quindi ho detto tutto di no. Quindi questo per spiegare il discorso che, che dicevano prima. Eh, se uno è un personaggio pubblico, ora noi non è che siamo personaggi pubblici a livello di milioni di followers, però comunque un minimo di gente ci segue, qualche migliaio di gente ci segue. Uno deve chiedersi anche se è in linea con la sua filosofia. Eh, quindi, eh sì. magari no, non è solo che ti facciano delle offerte, è anche che ti facciano quelle giuste. Quindi, questo per farvi capire che non è neanche facile per noi, capito? No, non so, tema: sono più quelle che declino che quelle che accetto? Mm, tante, sì, ne declino tante anch'io. Ma anche semplicemente tipo: Ah, guarda, noi facciamo sto progetto, si va di, di farci una storia per farcelo conoscere, eh sì. posso farlo anche se è una cosa che mi interessa. Però, quando vedo confusione o cose poco chiare da, dall'altra parte. Anche se magari sarebbe una cosa che è in linea con quello di cui parlo, tendo a non farlo. Nel senso. E quindi. quindi, questo è nel senso. Quindi, per farvi capire, ragazzi, il nostro è un mondo difficile, davvero? <ride> Allora, e poi Elena dice E poi Ruggero diventerà il prof di Willy ah, <ride> E poi dopo, e dopo aggiunge Già che t'avecchio nella commissione d'esame di Ruggero Eh, è vero È vero, vero sì, t'avecchio nella mia commissione d'esame Grazie ah, a Dio me... l'ho scampata e non è stato il mio professore Se no pensa ai conflitti di interesse Eh, boia <ride> Minchia <ride> Ale come professore Minchia, sa che ti spara Beh, sarebbe fantastico netta. Sì, sì no, eh beh, quello sì, cazzo, Ale è un grande sotto questo punto di vista, però tipo mi sa, all'esame si distrugge, mi sa, mi dà quell'idea. Sì, no, deve essere un bastardo. Madonna, davvero. <ride> davvero. Assolutamente, assolutamente. Però sì, guarda, cioè, se parliamo di sogni, a me una cattedra in comunicazione didattica della chimica, guarda, farei i salti mortali. Vabbè, guarda, ma non credo farebbe schifo a nessuno, tipo che fa le nostre cose e che si occupa di, di quell'argomento lì alla fine cioè, anche perché dire lo fa per un'istituzione comunque anche fosse eh, ti dà anche un lustro diverso dal semplice freelance che poi magari sono equivalenti la, le due cose però a livello di percezione magari non lo so infatti giustamente dice Fava di Grisnall ce lo vedi Bressanini che sponsorizza le tisane di Magranti ecco il discorso è esattamente <ride> questo il discorso è esattamente questo esatto io ce lo vedrei però. secondo me un giorno lo fa il primo Secondo aprile. me, un giorno lo fa. Ma, tipo, una storia del tipo: Bevete questa tisana, detox, buonissima. Storia immediatamente dopo, quindi finita la sponsorizzazione, dice: Ragazzi, sono tutte minchiate. Però, ho mandato 100.000 euro per questa sponsorizzazione. <ride> per cui, <ride> se famo una pizzata una sera, offro io. Esatto, esatto. Oppure dice, no ragazzi, era un test per vedere quante persone mi faceva, come, come quando fece il broccolo famoso. <ride> era un test per vedere la reazione. E anche Bressa di ste cose c'ha il suo da raccontare. Allora, ma vi immaginate che è bello gli alunni di Bressalini ora che fa le video-lezioni, supponendo che le stia facendo? Eh beh, insomma, io so, so di gente che se, si è impelagata nelle video-lezioni e che dice è un inferno perché... Eh, c'è cioè una mia amica che addirittura ha dovuto insegnare ai suoi colleghi come si fanno le videolezioni. Yeah. E anche lì dici: yeah. minchia, ma c'è voluto una pandemia per far aprire Skype <ride> a una persona? E anche lì dici: cazzo, essere questi, dovrebbero essere delle skill che un professore ha di base, non che se le ripesca a caso quando il mondo è, è tipo chiuso, via, anche sta roba Annazza, ti fa ragionare, cioè. Sto facendo il master in comunicazione della scienza e ci tengo a sottolineare. Comunicazione con le video lezioni sono pochi i professori che si salvano. Eh. Ah, questo non l'avrei detto, invece, purtroppo si sente, si sente molto. Tant'è che stavo, sinceramente, valutando, poi non avrò tempo. Eh. Sono di quei progetti, sai, di quelli che si valutano e poi non si fanno mai. Mm, però di, di fare delle, delle lezioni di chimica per i licei da caricare su YouTube. Perché potrebbe essere utile, visto che comunque la scuola non riprenderà a pieno regime, da quel che sembra, mm. e penso potrebbe aiutare eh, avere delle lezioni su YouTube di chimica fatte da... Boh, penso di saper comunicare su YouTube, eh, sarebbe già abbastanza interessante esatto. rispetto al professore che deve inventarsi da capo come si fa una lezione su web per il web. Esatto. Grazie a te, Wood per il follow. E poi c'è. Pensa che ci sono YouTuber che non sanno pescare le sorgenti video. Ogni riferimento a Giacomo è puramente a sua <ride> Ma anch'io, fino a poco tempo fa. E infatti, Axel e sopra. Ci ha voluto una pandemia per fare bene, usare bene Twitch a Willy? Touché. Touché. <ride> Via, ragazzi, siamo più o meno in chiusura adesso. Io direi di, innanzitutto, ringraziarvi voi per la compagnia. Ringraziare assolutamente Ruggero per l'interessantissima live. Che poi è un po' così delirata verso Vabbè. verso l'idine esplorati come giusto che sia e ovviamente vi ricordo che Ruggero lo potete trovare su Instagram lo potete trovare qui su Twitch assieme ad un'altra cricca di interessanti comunicatori, e lo potete trovare su Youtube, primo e secondo canale quindi andate a seguire Ruggero un po' dappertutto quindi fondamentalmente spero che abbiate trovato un po' eh, interessante tutto quello di cui abbiamo parlato oggi Ruggero vuoi aggiungere qualcosa? Sì, che mi possono anche trovare sotto un ponte se il coronavirus ci blocchi i lavori ancora per un po' di tempo. Esatto, ci faremo compagnia. <ride> buono ragazzi. Vai, ah, anzi, facciamo come quelli dello zoo in Germania. Non si sa se è vero. Se non ci date soldi, smettiamo di fare video. Non... <ride> cioè, <ride> i, ric I ricatti, tipo. <ride> no, si scherza, mi socio. Mi eh, va buono, via. Ciao ragazzi, statemi bene, Ciao. e buona serata.